Buonasera a tutti, benvenuti in appuntamento con la rubrica dedicata all'attualità e alla geopolitica. Io sono molto contento di dare il mio benvenuto all'ospite di questa sera, che è Giacomo Gabellini. Ciao Giacomo, benvenuto e grazie naturalmente per essere qui. Ciao Paolo, grazie a te per l'invito. Io traccio un brevissimo profilo di Giacomo per chi ancora non lo conoscesse. Giacomo è uno scrittore e ricercatore indipendente, si occupa di questioni a livello internazionale collegate all'economia e alla geopolitica. Collabora già con diverse testate, ne cito soltanto alcune come Global Research, Global Times, Osservatorio Globalizzazione, l'Antidiplomatico, e tra l'altro tiene una rubrica che mi permetto personalmente di consigliare, nel senso che è un appuntamento fisso del lunedì pomeriggio sera sul canale YouTube di Informazione Indipendente che si chiama, per chi non lo conoscesse, Il Vaso di Pandora, una rubrica che tiene insieme a un'altra, diciamo, analista che io seguo abbastanza spesso, Stefano Orsi, e dove vi occupate appunto di una sorta di rassegna settimanale, se così possiamo dire, di geopolitica, affari internazionali e comunque eventi collegati all'attualità. Ricordo anche che sei autore di tutta una serie di libri, di saggi dedicati naturalmente a vari argomenti, tra cui cito, scusate se non li cito tutti, ma sono veramente parecchi, l'invito è quello di andare naturalmente sui vari portali dove troverete anche quelli che, colpa mia se non cito, ricordo Ucraina una guerra per procura, Israele geopolitica di una piccola e grande potenza, la continuità economica e strategica della Germania, 1991-2022, Ucraina, il mondo al bivio, origini, responsabilità, prospettive, e poi gli ultimi due in ordine di pubblicazione, che sono Dottrina Monroe, l'egemonia statunitense sull'emisfero occidentale, e in ultimissimo in ordine di pubblicazione sempre, che è Taiwan, la provincia ribelle. Penso che bastino già questi titoli per comprendere quanto, diciamo, vasti sono gli scenari su cui tu sei abituato a confrontarti. Tra l'altro ricordo che è uscito anche proprio sulla testata Antidiplomatico, recentemente, proprio questi giorni parlo, di un tuo pezzo dedicato a tutta una serie di scenari collegati sempre alle ultime vicende. Noi oggi diciamo che ci concentreremo soprattutto sullo scenario collegato alla guerra in Ucraina, perché inevitabilmente è l'argomento all'ordine del giorno, anzi a volte all'ordine dell'ora, perché posso dire che ci sono degli sviluppi che veramente si rincorrono dalla mattina alla sera, precisando una cosa: la narrazione, ed è questa una delle principali ragioni, oltre al piacere di averti qui naturalmente, per la quale ti ho invitato, la narrazione che tu porti è sicuramente, posso definire, un po' diversa, usando un eufemismo, rispetto a quella che, come dire, siamo abituati a leggere e sentire, che poi, tra l'altro, mi permetto sempre di aggiungere, prima di lasciarti la parola, naturalmente, è anche un po' mutevole, perché, so, diciamo che da marzo, anzi, chiedo scusa, da febbraio del 2022 ad oggi, ormai l'anniversario è vicinissimo, come dire, se ne sono sentite tante, anche un po', ecco, differenti, per così dire. Beh, certo, cogli perfettamente qual è il mio taglio critico rispetto a quello, alla narrazione che è stata prevalente, che è stata propinata soprattutto dai grandi media di informazione che hanno tirato su un bel muro tra il 24 marzo e il 24 febbraio 2022 rispetto a tutto ciò che c'era prima, cioè bisogna guardare solo quello che è accaduto da quel giorno in poi, senza andare a ricercare le radici di questo conflitto che ha diciamo, delle responsabilità e una genesi molto lontana, a mio parere. Io addirittura nei miei scritti evidenzio che alcune tracce si possono ritrovare, per esempio, durante il primo periodo staliniano, cioè quando Stalin non era la guida dell'Unione Sovietica, ma era un commissario di nazionalità. E quindi spostò intere popolazioni, ridisegnò le mappe geografiche dei confini interni dell'Unione Sovietica con lo scopo deliberato di preservare l'unità nazionale dell'Unione Sovietica, facendo in modo che, costringendo di fatto le varie etnie che la popolavano a rivolgersi al governo centrale come unico arbitro tra le dispute che sarebbero venute a creare tra le singole etnie. Quindi bisognava affiancare un'etnia prevalente, un'etnia minoritaria, che era a sua volta legata a rapporti di cuginanza o di fratellanza, all'etnia prevalente della Repubblica limitrofa a questa in cui si erano apportati questi cambiamenti. Quindi, diciamo, un disegno molto complesso
che si è rivelato funzionale alla preservazione dell'Unione Sovietica per diversi decenni, ma che invece ha creato dei problemi molto giganteschi nel momento in cui il paese è imploso. L'Unione Sovietica si è disgregata, si è assistito alla nascita di nuove nazioni, e non a caso Vladimir Putin ha definito quell'evento la più grossa catastrofe geopolitica del XX secolo. Perché? Perché ha privato circa 25 milioni di russi etnici del loro status. Trasformati in cittadini senza patria, perché milioni di russi abitavano in Estonia, in Kazakistan, eccetera. E molti di questi paesi, a partire dai Baltici, non sono trattati nella migliore delle ipotesi come cittadini di serie B. In Ucraina non era uno di questi casi. Il russo era una lingua prevalente in larghissima parte del paese, specialmente in quella orientale e meridionale, ma come sempre i precedenti storici hanno un'influenza. Specialmente per quanto riguarda in un contesto come quello sovietico, cioè la memoria dell'epoca sovietica, in cui decennio dopo decennio erano andate assommandosi, delle rivendicazioni, degli odi che sono poi puntualmente andati crescendo nel corso del tempo. E su queste divisioni hanno giocato dei fattori, sono andati a innestare degli interessi esterni. In particolare quelli degli Stati Uniti, per i quali se prima il nemico epocale era considerato l'Unione Sovietica, poi la Russia ne ha ereditato, le funzioni e anche il ruolo nell'immaginario collettivo dell'apparato dirigenziale statunitense, in particolare di quello impiantato nel cosiddetto Stato profondo, che io chiamerei Stato permanente, perché non è tanto composto da politici che vanno e vengono eletti, poi magari possono perdere le elezioni e comunque hanno una durata, il loro periodo di attività è tutto sommato limitato, quanto quelli che albergano nel mondo degli apparati, quindi negli apparati di sicurezza, nei servizi di intelligence, nelle agenzie federali, gente che sta 40-50 anni sempre in servizio e che in molti casi è cresciuta, è invecchiata all'ombra del muro di Berlino, è abituata a pensare all'Unione Sovietica e poi alla Russia come il nemico da combattere, da contenere e, a mio parere, all'occorrenza, da frammentare. Perché dietro questo. Prego, prego, scusami. Questa è un'introduzione che mi piace molto perché uno, a me, ecco, piacerebbe, per quelle che sono le mie limitate capacità e competenze, di fare di questo video una sorta di, come potrei dire, revisione di tante di quelle dogmi, in un certo senso, o verità di fede che sono stati propinati nel corso di quest'anno, ormai di un anno possiamo parlare, giorno più, giorno meno. Uno dei primi è stato che tutto è iniziato il 24 febbraio, o comunque mettiamola così, tutto è iniziato, diciamo, bene andando nelle settimane che hanno preceduto l'inizio di quella che per gli occidentali è la guerra di Ucraina, per i russi è l'operazione militare speciale. Invece, bisogna comprendere che sono all'origine di questo evento, comunque la si pensi, ci sono una serie di fattori, e tu giustamente sei tornato addirittura indietro agli anni 20, tra l'altro. Una piccola curiosità storica, oddio, credo che molti lo sappiano, però è bene ricordarlo. Stalin non era russo, Stalin era georgiano. Ecco, questo per dirla tutta al proposito di questioni legate a nazionalità e anche appartenenza etnica. Quindi tenete anche proprio col russo inteso come lo intendiamo noi, non c'entra assolutamente nulla, tutt'altro. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Il punto è proprio quello. Tutto è cominciato nella narrazione prevalente dal 24 febbraio in poi, e prima non c'era niente. Non c'era, tanto per dirne una, l'accordo verbale che era stato raggiunto tra Gorbaciov, James Baker e l'allora segretario di Stato James Baker e dell'amministrazione Bush Senior, che avevano promesso che in cambio dell'accettazione del nulla osta sovietico alla prospettiva di riunificazione della Germania e dell'ingresso del paese riunificato all'interno della NATO, come condizione, la contropartita sarebbe stato un impegno da parte dell'Alleanza Atlantica a non espandersi di un pollice ad est. Quindi la NATO, gli Stati Uniti, si impegnavano a scongiurare qualsiasi prospettiva di allargamento verso i confini. Ancora l'Unione Sovietica era esistente come nazione, dopo chiaramente
si è assistito alla disgregazione, ma comunque l'impegno era stato quello di non espandere la NATO verso est, proprio per evitare di acuire le tensioni che si erano andate inasprendo nel corso della guerra fredda. Quindi, fra l'altro, all'indomani dell'implosione dell'Unione Sovietica, molti anche all'interno dell'Europa occidentale avanzarono l'ipotesi di sciogliere addirittura la NATO, perché aveva perso la sua ragion d'essere con la caduta dell'Unione Sovietica, o quantomeno ridisegnarne obiettivi, funzioni, eccetera. E c'è stato un periodo in cui la stessa Federazione Russa cercò di entrare nella NATO. Chiaramente l'adesione della Russia nella NATO avrebbe sancito proprio questo passaggio, questo cambio di pelle in un'organizzazione che ormai aveva fatto il suo tempo e quindi doveva magari prepararsi ad affrontare sfide del futuro, poteva diventare un'organizzazione diversa. Essenzialmente invece c'è stato un veto, che fu posto sostanzialmente dagli Stati Uniti, che fra l'altro, ancora prima dell'ascesa al potere di Putin, avevano già provveduto nel 1997 all'allargamento, quindi alla violazione degli accordi che erano stati raggiunti in precedenza, con l'integrazione nell'Alleanza Atlantica di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. Quindi tre paesi che erano decisamente a oriente del confine tedesco, che venivano così inglobati nell'Alleanza Atlantica, che spostavano le frontiere dell'Alleanza Atlantica pericolosamente verso i confini della Russia. La Russia ha accettato, ha ingoiato questo boccone amaro per diverso tempo, anche perché non poteva fare diversamente, era un paese molto debole. Nel corso degli anni 90 sono ricordati come un decennio terribile per la Russia. Il paese corse seriamente il rischio di disgregarsi ulteriormente. Dopo la disgregazione dell'Unione Sovietica, anche la Federazione Russa rischiava di fare la stessa fine. Ricordo le guerre cecene, ricordo l'impoverimento, i processi di privatizzazione avviati da Boris Yeltsin che favorirono la nascita di una classe di oligarchi che erano ex componenti del Komsomol essenzialmente, giovani quindi membri del Partito Comunista che avevano fiutato l'aria che tirava, che E approfittarono delle privatizzazioni per possessarsi su tutto il fare filo soldi. scopristico. Certamente sì, ed è interessante tra l'altro anche ricordare, credo che Putin, come dire, una volta arrivato al potere, io me lo ricordo perché io avevo 25-26 anni quando è emersa la figura di Putin, diciamo, nell'anno 99. Scusate, e Putin, come dire, uno dei primi, chiamiamoli atti politici della sua gestione fu quella di rimettere un po' al loro posto questi cosiddetti oligarchi, cioè con metodi magari, oddio, a seconda dei punti di vista, magari non del tutto ortodossi, usiamo visto che lì c'è la Chiesa ortodossa pure, però mettiamola così, fece capire a queste persone che se volevano convivere col potere politico dovevano anche accettare tutta una serie di regole, tra cui, come dire, la politica è una cosa, il potere economico è un'altra, e chi non si è adattato, ecco lì, cioè, sono state fatte anche delle scelte che ai nostri occhi potranno apparire anche poco ortodosse, ma parliamoci chiaro: quando si gestisce il potere, non sempre si fanno scelte ortodosse. Certamente, tanto più che lì si correva, come dicevo, il rischio di balcanizzazione della Federazione Russa e si parlava proprio di restituire, di ripristinare un ruolo dello Stato, un ruolo dello Stato che era stato fortemente messo in discussione e indebolito dalla gestione di Yeltsin, che era stata francamente, a mio avviso, appalpata a questa classe oligarchica, che prima si era appropriata del potere economico delle aziende che erano state privatizzate, eccetera, per praticamente due soldi, attraverso per la cosiddetta operazione voucher. E poi aveva cercato proprio di fare un'OPA sul potere politico e quindi manovrare direttamente le leve del potere, l'ascesa al potere di Putin, che non era essenzialmente lui. Dietro di Putin c'erano dei, diciamo, fra virgolette, gli apparati nazionalisti. Cioè i settori nazionalisti dei servizi di sicurezza, del KGB, delle forze armate, la Chiesa ortodossa, che ha avuto un ruolo molto importante in questa operazione diciamo, di salvataggio del paese. Quindi questi ambienti patriottici hanno essenzialmente avuto un ruolo fondamentale nel restituire allo Stato il suo ruolo dominante e hanno posto la Russia nelle condizioni di rialzarsi, sia da un punto di vista, diciamo, dello Stato sociale, eccetera, di rimettere in piedi proprio le basi su cui si edifica una nazione, e anche dal punto di vista militare e soprattutto di far valere, in chiave anche politica, quelle che sono i punti di forza della Russia, cioè che la leva energetica fondamentalmente. L'obiettivo di Putin è sempre stato quello.
E diciamo che in un certo senso c'era anche riuscito fin quando non si è arrivati a questa situazione qua. Tra l'altro, per chi, ecco, a proposito di comprendere i precedenti, io inviterei tutti a esaminare un po' le ragioni che erano all'origine delle due guerre mondiali che si sono combattute nel Novecento, e da quelle emergerà, al di là di quelle che sono le narrazioni tradizionali, tipo il famoso attentato di Sarajevo 1914, tipo la famosa aggressione alla Polonia 1939. Che in realtà sottese c'era tutta una serie di ragioni di ordine squisitamente politico, geopolitico ed economico. Nel primo caso era la conflittualità latente tra inglesi e tedeschi per il dominio di mare, nel secondo caso era certamente anche tutta una serie di fattori economici, non ultimo il fatto, questo è qualcosa che si sente ripetere, però non tanto spesso, secondo me, che casualmente la grave crisi economica, la cosiddetta Grande Depressione del 29, che prima investì l'America e poi tutto il mondo, in realtà, di converso, poté terminare soltanto proprio con lo scoppio della guerra e con l'economia di guerra. E questo è un qualcosa di cui, a mio avviso, tener conto, di cui si tiene conto un po' troppo poco, perché, ripeto, le guerre non scoppiano mai perché succede un determinato fatto, perché uno la mattina si sveglia. Lasciamo perdere tutto il gossip sulla salute mentale e fisica di Putin, se no qui ci facciamo un intero video perché non mi ricordo quante malattie, quanti problemi di salute gli abbiano attribuito in quest'ultimo anno, parecchi evidentemente, come dicono dalle mie parti, morte augurata non arriva mai, però dico, a prescindere, si direbbe in sardo, ma lasciamo perdere le battute, però ecco, in generale occorre, ripeto, capire che certi fatti non si spiegano soltanto diciamo, facendo la fotografia allo scatto su quel determinato evento. Ecco, io vorrei arrivare con queste, diciamo, mie battute al commentare e anche in un certo senso un po' anche a ridimensionare la famosa frase con la quale si aprono in genere tutti i vari saluti televisivi. C'è un aggressore, c'è un aggredito. Ha ragione l'aggredito e dobbiamo essere contro l'aggressore. Ecco, dietro questa, diciamo, battuta che è ricorrente ancora oggi, perché la sento dire forse anche qualche giorno fa, l'ho ascoltata l'ultima volta, e mi sembra che sia un po' la linea che è portata avanti, insomma, dai vari vertici a livello italiano, a livello di mezzi di comunicazione, a livello europeo, aggiungo io. Sì, beh, signora Bellamente, il fatto che per esempio nel 2014 ci fu un colpo di Stato, eterodiretto, palesemente eterodiretto, non lo nega più nessuno obiettivamente, un colpo di Stato che fu predisposto da Washington e diciamo, coordinato sul campo dal alto funzionario del Dipartimento di Stato all'epoca dell'amministrazione Obama, che era Victoria Nuland, quella che nei giorni caldi, in cui si cercava di porre fine a una situazione che stava diventando francamente incandescente e che ancora vedeva l'allora presidente corrotto quanto si vuole, eccetera, ma il presidente legittimo aveva ottenuto il potere sulla base di regolari elezioni, che stava cercando di trovare una soluzione pacifica per porre fine a quel tipo di escalation che si stava verificando. All'epoca Francia, Germania cercarono, e Russia cercarono di mediare un accordo tra le parti, e in quel periodo i servizi di sicurezza russi intercettarono una telefonata tra l'ambasciatore Geoffrey Piat, statunitense, l'ambasciatore statunitense a Kiev, e Victoria Nuland, a quale a un certo punto si lasciò sfuggire un FAQ di EU, European Union, nel momento in cui proprio perché l'Unione Europea non si decideva a scaricare definitivamente Yanukovych e a lasciarlo praticamente in balia della folla inferocita. Il resto, come si suol dire, è nota. E quindi il potere fu assunto dai nazionalisti, dalle frange più estreme. Perché a questi giorni si sente dire, sono d'accordo, l'Ucraina non è un paese nazista, io sono d'accordo, l'Ucraina non è un paese nazista, neanche l'Italia nel 1922 era un paese fascista. Il problema è che sulla base di cui, grazie a quel colpo di Stato che è stato portato avanti dalle frange più estreme, esponenti più in vista di quelle frange estreme, cioè dei gruppi come il famoso Azov, ma tutti i vari battaglioni Haidar, eccetera, sono penetrate nei gangli vitali degli apparati di sicurezza. E nel momento in cui questi personaggi detengono l'apparato coercitivo, in mano l'apparato coercitivo, è facile che il paese prenda una determinata via a discapito di un'altra. E infatti una delle prime manovre che assunse questo, il governo sotto la supervisione di questi personaggi fu praticamente l'imposizione del divieto di utilizzo della lingua russa.
negli uffici pubblici, nelle scuole, eccetera. E buona parte della popolazione parlava solo il russo, la popolazione ucraina parlava solo il russo. Non è una Senza cosa da contare poco. gli strettissimi legami che esistono tra questi due paesi. Ecco, una cosa che secondo me sarebbe importante comprendere è perché, per quali ragioni anche, non solo storiche, ma inutile negarlo, come dicevo prima, anche politiche economiche, l'Ucraina è tanto importante dal punto di vista dei russi. Dal punto di vista degli americani credo che tutti l'abbiamo capito, però diciamo, però ecco, perché per Mosca è così importante questo paese, o quantomeno alcune regioni di questo paese, mettiamola così. Direi che innanzitutto ci sono motivi culturali. La Rus di Kiev, la Russia come nazione fonda le proprie nasce, diciamo, in quell'area geografica che sorge attorno a Kiev dal punto di vista religioso, culturale, eccetera. Molti cittadini che risiedevano soprattutto nelle aree orientali e meridionali del paese avevano doppia cittadinanza, russa e ucraina. Molti cittadini parlavano solo russo. E poi soprattutto, no, questo è il fattore probabilmente preminente. Ma poi c'è un fattore proprio di sicurezza evidentissimo. Se tu prima menzionavi la Seconda Guerra Mondiale, la rapida avanzata della Wehrmacht nelle pianure russe avvenne tramite l'Ucraina, perché l'Ucraina è un territorio per lo più pianeggiante, per lo più privo di difese naturali che fra l'altro si estende per numerosissimi chilometri con la Russia, quindi un confine molto vasto, difficilmente presidiabile da parte della Russia. Privo di difese naturali e quindi facilmente penetrabile. La Russia è vulnerabile da quel punto di vista in Ucraina. E poi soprattutto, quindi da un punto di vista smaccatamente militare, per la Russia accettare di dover condividere un confine come quello, così lungo, così privo di presidi difendibili dalla NATO, diventava una minaccia alla sicurezza nazionale inaccettabile. I russi l'hanno detto tutti, ma non lo dicevano solo gli stessi gli russi. Basti pensare che un cablogramma che era nei primi anni 2000 era stato inviato dall'allora ambasciatore statunitense in Ucraina, William Barnes, che attualmente significativamente, adesso William Barnes è il direttore della CIA sotto l'amministrazione Biden, all'epoca diceva in questo cablogramma che poi è stato reso pubblico da Wikileaks. Proprio che non era tanto questione di Putin o non Putin, il problema è che nessun russo, nemmeno l'ultimo dei politici più filo-occidentali e liberali, avrebbe mai potuto accettare l'Ucraina appartenente alla NATO. Questo è un dato di fatto emblematico, per dirne una. E l'Ucraina, d'altro canto, è la via, è un ponte che garantisce in buona parte il collegamento naturale tra le risorse naturali russe. L'Europa occidentale, un po' il disegno che Putin ha sempre perseguito, cioè questa integrazione di eurasiatica che favorisse proprio basata sulla complementarietà tra l'economia russa e quelle occidentali, in particolare quella tedesca e italiana. Sono strutture economiche fortemente complementari, perché basti pensare alla Russia ricca, geograficamente molto estesa, popolosa, ricca di materie prime, l'Europa occidentale. Tecnologicamente avanzata dal punto di vista industriale e soprattutto in grado di fornire alla Russia di soddisfare la fame di modernità che la Russia ha sempre avuto, specialmente da 20-25 anni a questa parte. Quindi questo progetto di integrazione, rispetto a questo progetto di integrazione, l'Ucraina avrebbe potuto verosimilmente fungere da ponte. Tra l'altro, se mi posso permettere di aggiungere una battuta, mi fa anche sorridere il fatto che si contesti a una. Qui non è il discorso di essere filo questo o filo quello, più che altro il discorso è che nella politica delle potenze è normale che esistano delle sfere di influenza o delle nazioni, tra virgolette, che chiamiamole satelliti, chiamiamole nella sfera, chiamiamole come vogliamo dire. Cioè, perché l'America non ce le ha queste nazioni. Figuriamoci, ho scritto un libro. Credo che abitiamo in una di quelle. Ecco. No, infatti, io stavo dicendo, ho scritto un libro, si chiama Dottrina Monroe, e faccio riferimento al cosiddetto emisfero occidentale, vuol dire le Americhe. Le Americhe sono considerate dagli Stati Uniti il proprio cortile di casa. C'è poco da fare. Anche la terminologia che spesso impiegano i loro dirigenti è proprio quella. Ma noi non siamo in condizioni diverse, anzi, sotto molti aspetti, noi siamo ancora più vassalli. Nell'America Latina si assistono a dei sussulti, ci sono dei governi che non sono affatto allineati a quello statunitense. Basti pensare al Venezuela, ma il Venezuela è un caso estremo. Cuba, lo stesso Brasile, che sia sotto Bolsonaro che sotto Lula, ha condotto una politica estera molto indipendente.
che non ha aderito, nessuno ha aderito, nessuno di due, cioè non ha aderito alle sanzioni, né Bolsonaro né Lula, tanto per dirne una. Invece qui da noi si assiste a un allineamento rigorosissimo, Autolesionista, mi permetto di aggiungere. ma doppiamente autolesionistico, perché se si pensa che a voler i principali fautori europei di questo genere di allineamento sono essenzialmente quelli cosiddetti della nuova Europa. Nel 2003, quando gli Stati Uniti decisero di invadere l'Iraq, ricordo che Francia, Cina, Russia posero il veto in sede ONU e la Germania manifestò la propria ostilità rispetto a questa iniziativa. All'epoca gli Stati Uniti se la legarono al dito e dichiararono che praticamente criticarono questa vecchia Europa pacifista, ancorata a vecchi schemi obsoleti, invece esaltarono invece la nascente nuova Europa, che era composta proprio dai baltici, dai polacchi, che apparivano maggiormente disposti ad assecondare i desiderati statunitensi. E questo è proprio dal punto di vista della politica estera, l'intero vecchio continente è andato a traino di questi paesi, della Polonia, dei Baltici, più di tutti. E soprattutto, ironia della sorte, della Gran Bretagna, che dopo aver proceduto alla Brexit, quindi aver abbandonato la struttura comunitaria, si è rivelata ancora più influente negli affari del vecchio continente, nella parte continentale, rispetto a prima. Perché qui c'è un dato incontestabile, a mio parere, che questi paesi, la Polonia per esempio, è un paese che è potuto crescere economicamente grazie all'Unione Europea, perché grazie alla la Polonia appartiene all'Unione Europea, ma non all'Eurozona, quindi non ha l'euro, ha mantenuto la propria moneta nazionale, lo zloty, e rimane integrata nella catena del valore tedesca, e quindi funge da componente essenziale di quella periferia fordista che la Germania ha allestito al centro dell'Europa, quindi si occupa della fabbricazione di componentistica dal basso medio valore aggiunto per conto dell'hub industriale tedesco, quindi fa i pezzi per la Volkswagen, per la BMW, eccetera. E ha beneficiato di fortissimi sussidi che gli hanno consentito di crescere enormemente da un punto di vista economico. Ma da un punto di vista politico, la Polonia si sta trasformando in una testa di ponte statunitense in Europa. Basti pensare che sotto il governo dei Kaczynski, eccetera, cercarono di proposero all'amministrazione Trump di installare a spese polacche una base militare statunitense in Polonia dotata di armi nucleari, puntate contro la Russia, chiaramente. E quindi l'Europa si è accodata a questo genere di politiche sposate in primis da polacchi e baltici. È qualcosa di incredibile. Tra l'altro, mi permetto di aggiungere due piccole battute. Io su questo, Mari, se vorrai, ne parleremo una volta successiva, se no rischiamo, diciamo, di allargare troppo il discorso. Però io vorrei lanciare giusto due piccole imbeccate. La prima sul discorso Ucraina nazista. Non è possibile che l'Ucraina sia nazista perché Zelensky ha origini, il presidente attuale dell'Ucraina, ha origini ebraiche. Io suggerisco a chi sostiene questo, poi se vorrai ne parleremo in un altro video con grandissimo piacere naturalmente, io suggerirei a molti di andare a leggersi la storia che è stata scritta da uno storico israeliano, tra l'altro, quindi di un bellissimo libro che si intitola Il Settimo Milione, dove viene narrata tutta gli intrecci e i collegamenti che c'erano tra il cosiddetto movimento sionista e la Germania nazista, e andarsi anche a guardare tutti gli industriali di origine ebraica che finanziarono il Terzo Reich. Poi ne riparliamo. Sì, E ma chi poi conosce questo, che si stia zitto, perché non ha capito niente, o meglio, no, non è informato dei fatti, e quindi io consiglio, prima di parlare delle cose, di informarsi. E poi l'altra cosa che mi piace, ricollegandomi a quello che stavi dicendo adesso, la Polonia. Siccome sento spesso dire la Russia è omofoba, l'Ungheria è omofoba, qualcuno conosce le misure che ha adottato la Polonia, alcuni paesi baltici, contro le comunità locali LGBT? Mi ricorda chi parla delle discriminazioni contro le donne iraniane, dimenticandosi di quello che succede Qatar, Arabia Saudita. Tutto strumentale, ma è chiaro, è talmente scoperto il gioco che ormai non funziona quasi più. Questo moralismo a corrente alternata, geometria variabile a seconda di chi è il destinatario,
ormai ha veramente fatto il suo tempo, cioè il punto è se si cerca una coerenza. Noi purtroppo assisto con un certo sgomento al fatto che molti europei credono veramente alle propalazioni di gente come Borrell, secondo cui l'Europa sarebbe il giardino ordinato insidiato dalla giungla circostante. Cioè noi con queste uscite allucinanti e dal sapore chiaramente razzista, noi ci stiamo inimicando gran parte del resto del mondo, che giustamente guarda con crescente irritazione a queste manifestazioni di, come dicevo, di queste ostentazioni di perseverante mentalità neocoloniale, peraltro, che sono emblemizzate da un viaggio che Boris Johnson e il suo ministro degli esteri hanno fatto in India per convincere gli indiani ad aderire alla campagna sanzionatoria contro la Russia, perché era nel loro interesse. Loro praticamente pretendevano andare in India a spiegare agli indiani qual era il loro interesse. Un po' il fardello dell'uomo bianco, no? Di cui parlava Kipling. E se possiamo rispondere dal ministro degli esteri indiano, noi abbiamo un po' le tasche piene di sentirci fare questi predicozzi da parte degli europei che si comportano come se i problemi dell'Europa fossero i problemi del resto del mondo, e i problemi del resto del mondo non siano problemi dell'Europa. Quello è un problema europeo, che fra l'altro un paese come l'India ha saputo sfruttare alla grande. L'India è diventata, assieme alla Turchia, un hub, un centro di smistamento di merci russe che fornisce praticamente tutti i sistemi di aggiramento delle sanzioni che sono state irrogate alla Russia, passano tutti per l'India e per la Turchia. Basti pensare che mentre noi facciamo le nostre belle sanzioni contro il petrolio e il gas russi, l'India si occupa, nell'arco di un anno, ha aumentato di 33 volte il volume delle importazioni di petrolio dalla Russia. Pensate. Il petrolio greggio, che poi raffina e in molti casi rivende agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, fino all'imposizione delle sanzioni, importavano grossi volumi di una miscela che si chiamava Virgin Gas Oil, che era una miscela particolare prodotta con petrolio russo, lo importavano direttamente dalla Russia. Adesso, con l'imposizione delle sanzioni, sono costretti a importarlo dall'India. Ma l'India cosa fa? Importa greggio russo, lo lavora, lo raffina, lo trasforma in VGO, questa particolare miscela, perché lo risporta negli Stati Uniti. Questo Che fa poi la. magari da bravi alleati rivendono a noi i loro GNL a prezzi stratosferici alla faccia. Io diciamo che sul concetto di alleati, di nazione che ci protegge, ho tutta una serie di riserve, però siccome lo sento dire in giro, ma questo devo dire, io per coerenza mia lo devo dire, io non ho mai visto di, come potrei dire, non ho mai avuto questa visione così edulcorata degli Stati Uniti d'America. Guarda, anche soltanto banalmente, io penso. Vado ormai per i 50 anni, ricordo soltanto tutto quello che è stato combinato dai governi delle dittature militari nella zona sudamericana, la cosiddetta latinoamericana, in tutti i decenni che seguirono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove furono sostenuti dei regimi che alcuni dicono non chiamiamoli fascisti, erano semplicemente dei regimi brutali, dittatoriali, che hanno commesso crimini e violenze di ogni genere. Ed erano foraggiati. Già un paese che fa questo, a mio modestissimo avviso, ha, come dire, su qualche riserva è lecito esprimerla, mettiamola così. Vabbè, Anche se. si può anche dire una cosa diversa, si può pensare molto più, diciamo, realisticamente che ogni grande potenza fa i suoi interessi, questo è nell'ordine delle cose. Non viviamo in un mondo ideale, ma in un mondo reale, e quindi di Certo. questo bisogna tenere conto. Il punto è che comincia a diventare sempre più insopportabile questa ipocrisia, questa retorica melensa, in base alla quale i più forti sono anche i più morali. E quindi non, il fatto stesso che ci sia della gente che crede veramente che gli Stati Uniti abbiano condotto delle guerre, appoggiato colpi di Stato, eccetera, per la difesa dei diritti umani, è qualcosa che supera ogni capacità veramente anche di sopportazione, cioè diventa veramente oltraggioso di sostenere una cosa del genere. Ma il fatto stesso che l'Europa si sia accodata in questa politica autolesionistica da far spavento, basta, per accorgersene basta guardare la mera contabilità economica. Allora, l'Europa è composta per lo più da economie di trasformazione.
industriali, specialmente la Germania e l'Italia, che però essendo priva di materie prime importa, deve, è costretta a importarle prevalentemente da quello che era il suo principale canale, che era la Russia. Quindi porti materie prime semilavorate dalla Russia, che poi converti in prodotti in manufatti dall'elevato valore aggiunto, che riesporti, perché noi abbiamo convertito l'intera Europa al dogma mercantilista conformemente ai disegni tedeschi, e questo è quanto. Naturalmente la sostenibilità di questo modello, e quindi la competitività delle merci europee sui mercati mondiali, poggiava sul pilastro delle materie prime, dell'energia e delle materie prime russe a basso costo. Tagliando questo legame, poi si è visto come è stato tagliato recente, non solo con le sanzioni, ma anche tramite il sabotaggio del Nord Stream, su cui ha scritto recentemente Seymour Hersh. Infatti, su quello volevo se... quella era l'ultima domanda che mi stavo tenendo da parte, perché. Concludo, praticamente la rescissione di questo legame, questo flusso energetico, sottrae competitività alla manifattura europea, perché gli europei sono costretti ad arrabattarsi alla ricerca di canali alternativi e sono andati a individuarli proprio negli Stati Uniti, che rivendono il loro gas naturale liquefatto a 380 dollari per 1000 metri cubi, anziché i 200 che ce li vendeva la Russia. Quindi, da un lato, gli Stati Uniti perché qui se cercano di riequilibrare la loro sbilanciatissima bilancia commerciale vendendoci ampi volumi di gas, petrolio, eccetera. Dall'altro, e anche cercano di invadere il nostro mercato con la loro produzione militare, perché chiaramente svuotando gli arsenali, anche al di sotto, al costo di intaccare le riserve strategiche di armi per donarli a fondo perduto all'Ucraina, dopo si presenta la necessità di ricostituire queste scorte. Siccome noi non abbiamo una capacità di un complesso militare industriale all'altezza di questo compito, dobbiamo affidarci all'importazione degli Stati Uniti. Quindi una colonia non solo politica, ma anche economica. Siamo destinati a trasformarci se andiamo avanti così. A proposito di cose che io non capisco, perché io confesso apertamente che di strategia militare non ne capisco assolutamente niente, però ecco, c'è una cosa che mi sfugge. A parte il discorso delle sanzioni, che anche lì magari se vorrai si potrà sicuramente fare una puntata a parte sugli disastri che stanno combinando queste sanzioni, ma non alla Russia come qualcuno diceva, ma a noi stessi. Mi ricorda un po', per fare una battuta, un certo Tafazzi, per chi ha memoria di un noto programma televisivo. Però quello che dico io, cioè noi a questo paese che non mi sembra che faccia parte della NATO, non mi sembra che ci siano dei trattati di alleanza, non mi sembra che faccia parte dell'Unione Europea. Comunque, gli abbiamo dato negli ultimi 12 mesi, giorno più giorno meno, so, un bel po' di armi. Io ripeto, non entro nel merito perché non mi intendo nello specifico, però so, ho letto che l'elenco è abbastanza corposo, lungo. Tra l'altro adesso leggevo che si parla di quei sistemi di difesa, c'è chi parla di jet, non lo so, ogni tanto ne tirano fuori qualcos'altro, sembra di giocare a risico. Quello che dico io, ma possibile che la Russia, che avevo letto da qualche parte che ha finito i calzini, che non aveva più armi o munizioni, un po' tipo la telenovela delle malattie di Putin, ogni tanto ne senti una, poi giorno dopo, ovviamente, una settimana dopo viene detto l'opposto, ma non importa. Ecco, evidentemente non mi sembra che le cose stiano andando così male come qualcuno, perché io ho letto anche tante volte, innumerevoli volte, che la Russia sta perdendo, che tra un po' non ce la fa più. Sa, sembra un po' contraddittorio come racconto rispetto alla situazione in cui ci troviamo in questo momento. Magari sono io che ho capito male, chiedo, ecco. Allora, a mio parere c'è stato un grossissimo fraintendimento, non so quanto volontario e quanto strumentale. Allora, a mio parere la Russia per diversi mesi ha condotto una trattativa armata. Ha invaso l'Ucraina con un numero assolutamente, tutto sommato, ridicolo di uomini, e che chiaramente era inadeguato per procedere alla conquista del paese che molti hanno identificato come obiettivo di Putin. Questo non era mai stato l'obiettivo di Putin. L'obiettivo era quello di cercare di ottenere tramite quella via ciò che non era riuscito per le normali vie diplomatiche. Ricordo ancora che nel dicembre del 2021 la Russia avanzò le solite pretese, quindi di smantellamento dei sistemi offensivi che erano stati costituiti nei paesi occidentali della NATO, garanzia scritta che né Ucraina né Georgia sarebbero entrate nella NATO, e questo probabilmente avrebbe, e soprattutto riconoscimento a rigorosa applicazione degli accordi di Minsk, che
che erano stati raggiunti nel 2014 e poi rinnovati nel 2015, che contemplavano la concessione di ampia autonomia alle regioni secessioniste dell'Ucraina. Come sta detto Poroshenko, il presidente ucraino, e poi l'ha ammesso anche Angela Merkel, gli accordi di Minsk sono stati uno strumento, un escamotage, che l'Ucraina ha sfruttato con il consenso europeo per rimettersi in sesto e poi in vista della riconquista militare delle regioni secessioniste. Quindi una chiara violazione degli accordi di Minsk. Questo l'hanno detto sia Poroshenko che Angela Merkel una volta che ha abbandonato il cancellierato. Quindi sono cose da tenere in debita considerazione. Detto questo, l'interesse statunitense era trasformare l'Ucraina in uno strumento, un'arma contundente conficcata nel fianco occidentale della Russia. In conformità a un documento, a un piano strategico che era stato elaborato dalla RAND Corporation, un influentissimo think tank statunitense, che diceva proprio della necessità di indebolire la Russia, costringendola proprio, aumentando la pressione lungo i suoi confini, quindi Kazakistan, Ucraina, eccetera. D'altro canto, come dicevo, l'impossibilità, la mancanza di risultati concreti e l'ostinazione con cui il governo di Kiev cercava di portare queste regioni secessioniste rigorosamente sotto il proprio controllo ha poi portato la situazione all'escalation che tutti conosciamo. Come dicevo, inizialmente la Russia ha cercato di condurre una trattativa armata, cercava sempre di calibrare le proprie manovre in funzione dell'obiettivo politico, quindi costringere gli ucraini e chi li foraggiava a sedersi in tavolo di trattative e raggiungere un accordo che garantisse il rispetto delle esigenze di sicurezza che la Russia aveva avanzato in precedenza. Come si è visto, c'era stato un periodo in cui sembrava che i primi barlumi sembrava ci fossero con gli accordi, con gli incontri che siano stati prima in Bielorussia, poi in Turchia, eccetera. Se non che con il ritiro ad aprile delle truppe russe da Kiev e con il viaggio di Boris Johnson a Kiev sempre, si assistette a un praticamente fronte anglo-statunitense. Impose, a mio modesto punto di vista, all'Ucraina di continuare la guerra, perché il fatto dell'immagine, il ritiro delle forze russe da Kiev era stato visto come un segnale di debolezza della Russia e quindi che manifestava, che dimostrava il fatto che alla Russia potesse essere inflitta una sconfitta strategica, che era proprio l'obiettivo del fronte anglo-statunitense, prevalentemente. E chiaramente questo ha vanificato qualsiasi tentativo di venire a un accordo di pace e la Russia chiaramente ha cambiato gli obiettivi in corso d'opera. Abbiamo assistito ai referendum che hanno portato all'annessione delle quattro oblast, Kherson, Zaporizhia, Lugansk e Donetsk. E quindi qui si è alzata ulteriormente l'asticella. Adesso c'era alcuni giornali statunitensi, tra cui Newsweek e Wall Street Journal, avevano parlato di un'offerta di pace che era stata presentata dagli Stati Uniti ai russi, scavalcando l'Ucraina, interessante questo, base al quale si offriva il 20% della sovranità russa sul 20% dei territori ucraini in cambio della cessazione delle ostilità. L'accordo sarebbe stato rifiutato dalla Russia immediatamente perché evidentemente ormai, alla luce di circa 20.000 morti, 20-25.000 morti che la Russia avrebbe perso sul campo di battaglia, risultano obiettivi non all'altezza dello sforzo profuso e quindi tende ad andare avanti. Ancora non è dato sapere dove si fermerà, però credo che a mio modesto avviso, fra qualche mese, fra un anno, quando sarà, dell'Ucraina come l'abbiamo conosciuta rimarrà ben poco. Lo temo anch'io, è un po' questo, diciamo, che darebbe anche ragione a quelle che erano state un po' le osservazioni, chiamiamole le previsioni, io preferisco più che previsioni dire ragionamenti che fece a suo tempo il professor Alessandro Orsini, che un po' certe cose le disse, si può dire, all'indomani stesso dello scoppio della guerra, ha detto guardate che se le cose andranno avanti, poi il rischio è che, come dire, oggi la Russia si prende uno, domani si prenderà 20 e mi pare che. Diciamo che molte cose stiano andando nella direzione, fermo restando che poi, tra l'altro, una cosa importante, benché certi media che
evidentemente non leggono neanche i libri che scrivono le persone, meno che mai gli articoli, o forse non li capiscono, il che è anche più grave. A volte mi interrogo anche su questo. Dovrebbero comprendere che il professore non si è mai schierato contro l'Ucraina, tutto il contrario, semmai, però disse attenzione che le cose rischiano di andare in una certa direzione e ho paura che questa è la direzione che stanno prendendo. E tra l'altro, poi, Posizione le più pericolose per il mainstream, cioè allora se un intellettuale, un personaggio qualsiasi facesse un endorsement diretto, aperto a favore della Russia di Putin, quello per loro sarebbe terreno fertile, va bene, un pagato dalla Russia, un nemico, cioè, un nemico dell'umanità, eccetera, i soliti discorsi. Se invece alcune voci critiche cominciano a sollevarsi dal fronte occidentale, che quindi sosterrebbe in teoria l'Ucraina, e lì il problema comincia a farsi serio, perché magari alcune posizioni, alcune critiche che vengono mosse hanno una loro legittimità e una loro logica, però nel momento in cui questa logica emerge, scatta come un meccanismo pavloviano di oscuramento e di tentativo di ridicolizzare il personaggio in questione, quindi non si valuta le iniziative, le critiche, le posizioni assunte nel merito, ma si cerca di attaccare la persona, perché Esatto. evidentemente non c'è la possibilità di controbattere logicamente, di stare sul terreno delle argomentazioni, e quindi si ribalta il tavolo e si rimescono le carte in un tentativo di intorbidire le acque e non far capire nulla alla popolazione. Ma i sondaggi dicono che la popolazione sembra avere le idee molto, specialmente quella italiana, le idee molto più chiare rispetto a Meno male. favore. Meno male, aggiungo io, per fortuna, per fortuna. Tra l'altro, io credo che dalle tue parole evincano anche due elementi di grandissima importanza in questa vicenda. Il primo è che il governo di questo paese, il governo ucraino, comunque la si pensi, comunque la si veda, non credo che sia propriamente la patria della libertà e della democrazia, perché io inviterei chiunque a leggere articoli del 2014 del quotidiano La Stampa o anche pezzi usciti negli anni precedenti da una rivista come Limes, che insomma, non credo che possano essere accusati di com'è che li chiamano a complottismo, sì, vabbè, cioè, a proposito di etichette inventate di sana pianta. Però dico, in generale, insomma, non è un governo propriamente autonomo, questo è quello che volevo dire, cioè è un governo che sostanzialmente, nella migliore delle ipotesi, è fortemente influenzato da certi altri poteri, poteri che tra l'altro, e anche qui mi hanno colpito le tue parole, ben potrebbero un domani, come dire, scaricare qualcuno che non è più funzionale a certi disegni. No, Cioè, io l'abbiamo temo visto. che probabilmente Zelensky, che magari avrà tanti difetti, ma secondo me non è una persona poco intelligente, tutt'altro, secondo me certe cose le ha anche già capite, cioè ha già capito che probabilmente lui corre seriamente il rischio di, come dire, di essere messo da parte. Non so poi cosa gli potrà accadere, gli auguro tutto il bene di questo mondo, però mi risulta che da quelle parti non si vada per il sottile. Io sto parlando delle parti sue. No, ma chiaro, ma il problema qual è? Il problema è che le chiavi strategiche di questo conflitto ce l'hanno gli Stati Uniti, perché nel momento in cui decidesse di staccare la spina delle forniture di armi, dei finanziamenti, l'Ucraina cede in un giorno. Non è, cioè, questo è talmente chiaro, e quindi chiaramente Zelensky cosa conta? È un esecutore. Non può che essere un esecutore di disegni fatti altrui, perché la sua sopravvivenza, anche fisica, giustamente tu parlavi, dipende da questo. Guarda, c'è un video, io l'ho visto mesi fa, è impressionante. Lui non è, lui, la storia di quest'uomo è molto interessante. Lui nasce come attore comico, diciamo, è assurto alla fama grazie a un telefilm, una serie televisiva, Servo del Popolo, che è stata prodotta da un oligarca, Kolomoisky, Igor Esatto. Kolomoisky, oligarca ebreo, principale finanziatore delle brigate neonaziste. Anche qui, con tante contraddizioni, non siamo messi proprio male, diciamo. Dopo essere assurto alla notorietà, ha fondato questo partito che si chiama esattamente come la serie televisiva, Servo del Popolo. Vince le elezioni su quale piattaforma? Di riappacificazione con la Russia. Cioè, questo è qualcosa di molto interessante. Nel momento in cui vince le elezioni, si reca di persona lungo la linea del fronte e cerca di spiegare le proprie ragioni. C'è un filmato, dove, come ripeto, è molto interessante. Cerca di spiegare le proprie ragioni nella zona di Mariupol, la zona di Mariupol è la zona del battaglione Azov, essenzialmente.
ai membri di queste forze, viene trattato essenzialmente come un pesce in faccia da questi elementi. Perché? Perché, come dicevo prima, l'autorità, se nel momento in cui gli apparati coercitivi vengono occupati da questo genere di personaggi, il politico di turno ha ben poco potere. Sì, formalmente lì il potere sta nelle sue mani, ma è un attimo che, se non si comporta nella maniera adeguata, che questi apparati non ritengono adeguata, può fare una brutta fine. L'abbiamo visto cosa è successo a diversi politici ucraini, tanto per dirne una. Un mediatore che era presente alle trattative in Bielorussia c'era il giorno prima, poi non c'era più, è stato eliminato dai servizi di sicurezza. Proprio in questi giorni si è assistito a un rivoluzionamento di tutti, di buona parte dei quadri del governo. Uno addirittura, c'è cioè un ministro dell'interno è morto in uno stranissimo incidente di elicottero. Alcuni oligarchi sono stati arrestati, gli è stata perquisita a casa, cioè tira un'aria da caccia alle streghe, molto per dirla proprio papale papale. E quindi Zelensky probabilmente se ne rende conto e cerca di tenersi a galla, e per mantenersi a galla deve agire in quella maniera, deve comportarsi in quella maniera, deve assumere quel tipo di posizioni. Non credo abbia molta alternativa. Certo. L'ultima domanda è sulla partecipazione di Zelensky a Sanremo. No, sto scherzando, di questo non ne parliamo assolutamente, era solo una battutaccia. Io avendoti, no, non seguo questo programma, quindi non sarei neanche in grado di parlarne. Io l'ultima domanda che volevo farti è, appunto, l'hai già anticipato tu, però avendoti qua è impossibile non parlarne, cioè questo articolo di questo notissimo giornalista di inchiesta statunitense, Hersh, che ha parlato apertamente in questo suo pezzo, che tra l'altro è disponibile a chi lo volesse leggere sia in inglese che anche in lingua italiana, perché diversi siti lo hanno già integralmente tradotto, appunto sostanzialmente imputando agli Stati Uniti d'America il famoso sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Ovviamente sono già partiti anche alcuni signori nostrani che si occupano, secondo il loro punto di vista, di smentire, com'è che le chiamano, assi le fake news. Vabbè, ognuno legge quello che gli pare, viva la libertà di stampa, su questo sono pienamente d'accordo, però mettiamola così, a me, io tra credere a un premio Pulitzer e credere a loro, credo al premio Pulitzer, come a suo tempo ho creduto ai premi Nobel, invece che a certe star di a certe. Sì. Per cui, ecco, io vorrei un commento su questo pezzo. Tu sei, come dire, aderisci alla sua ricostruzione. Io dico la verità, intanto l'ho sempre, ho letto diversi suoi libri, conosco tutte le sue inchieste. Seymour Hersh è un pilastro del giornalismo non solo statunitense, ha scoperchiato alcuni casi incredibili, come il massacro di My Lai in Vietnam, che vide i Marines statunitensi uccidere a sangue freddo circa 500 civili vietnamiti nel 68, l'utilizzo di armi chimiche in Siria, che era stato addotto come pretesto, attribuito ad Assad, e addotto come pretesto per un possibile attacco statunitense, venne fuori che era già stato impiegato dai ribelli. Abu Ghraib, i maltrattamenti dei prigionieri nel carcere di Abu Ghraib in Iraq da parte del personale statunitense, eccetera, eccetera. Quindi alle spalle 85 anni, alle spalle scoop, inchieste di notissime, universalmente riconosciute. Cioè, di Hersh nessuno contesta il valore. Di alcuni fact-checker italiani magari Qualcuno ci ha beh, provato, ma insomma. bisognerebbe invece dubitare un po' di più, direi. Ma comunque, cosa scrive Seymour Hersh? Scrive che praticamente i due gasdotti Nord Stream, che sono Nord Stream 1 e Nord Stream 2, composti da quattro stringhe, furono sabotati nell'ambito di un'operazione accuratamente predisposta dal Consiglio di Sicurezza Nazionale sotto la supervisione di Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale dell'amministrazione Biden. L'operazione era stata avviata tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, quindi ben prima dell'invasione russa dell'Ucraina, e era stata poi messa in atto a livello concreto durante un'esercitazione della NATO lo scorso giugno, BALTOPS 2022, l'esercitazione si chiamava, grazie alla copertura fornita da questa esercitazione.
sommozzatori statunitensi avrebbero piazzato delle cariche di C4 ad alto potenziale sotto, vicino alle, a questi due gasdotti. Queste due cariche di C4 avevano degli inneschi a distanza che sono stati attivati nello scorso ottobre, dopo circa a qualche settimana di distanza dal lancio di una boa acustica da parte di un pattugliatore norvegese, che aveva rilasciato questa boa acustica, che aveva a sua volta emanato alcuni segnali, una sequenza di segnali acustici, che avevano attivato l'innesco delle cariche, facendole esplodere e mandando quindi, sabotando i due gasdotti. Questo è quanto scrive Hersch. Ma Hersch dice anche un'altra cosa. Dice che non furono selezionati, l'operazione non sarebbe stata affidata a personale delle operazioni speciali, perché l'operato del personale delle operazioni speciali deve essere sottoposto al vaglio del congresso e l'esito deve essere sempre sottoposto sia ai vertici della Camera e del Senato. Invece i sommozzatori, quelli della Marina, possono essere impiegati all'insaputa del congresso, dalla stessa amministrazione. L'obiettivo qual era? Era contingentare il più possibile il numero delle persone a conoscenza dell'operazione per evitare pericolose fughe di notizie, perché l'operazione era stata organizzata prima dello scoppio della guerra. E quindi se fosse emerso questo dettaglio, diciamo che tutto il mondo avrebbe guardato in direzione degli Stati Uniti. E fra l'altro il via libera all'operazione sarebbe stato dato dall'amministrazione da Biden proprio soltanto una volta che la CIA e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale gli aveva garantito che si poteva procedere senza seminare prove incriminanti a carico degli autori. E quindi Hersch basa tutta questa ricostruzione su quanto confidato gli da una fonte, che evidentemente è una fonte interna ad alto livello. Del resto tutte le sue inchieste si basano sulle confidenze rese da personale interno al Pentagono, agli apparati statunitensi, all'interno dei quali evidentemente non tutti condividono questo avventurismo, perché è un dato oggettivo che emergono ogni tanto delle voci discordanti in seno agli stessi apparati statunitensi, che filtrano, in genere tramite i loro giornali di riferimento, che sono essenzialmente quattro: il New York Times, il Washington Post, il Wall Street Journal e Politico, e Newsweek, aggiungerei, questi grandi testate, dalle quali tanto emergono fonti anonime che dicono, si rivelano notizie non perfettamente in linea con l'operato, diciamo, del governo. È interessante notare che di fronte all'articolo di Hersch, in Germania, che sta il paese principalmente colpito da questo sabotaggio, ci si è assistito a un silenzio di tomba. Soltanto un partito, che è il partito di estrema destra, Alternative for Deutschland, ha richiesto che venga fatta chiarezza sull'argomento. Invece si è espresso piuttosto in maniera piuttosto inequivocabile il governo cinese, che tramite un portavoce ha richiesto proprio al governo degli Stati Uniti di chiarire la propria posizione in merito a quanto scritto da Seymour Hersh. Lo stesso Seymour Hersh, da Der Spiegel, che è un autorevole famoso settimanale tedesco, nel 2016 era descritto come leggendario giornalista investigativo. Subito dopo questo scoop, questo articolo di questa inchiesta, è stato definito dallo stesso settimanale come controverso giornalista. Come cambiano i tempi. Il problema è che, come diceva Oscar Lafontaine, l'ex alto, ormai in pensione, un vecchio membro del Partito Socialdemocratico, gli è stato chiesto: ma perché dalla Germania non si levano voci rispetto a quanto accaduto? Ha detto: è perché i vassalli non si ribellano. Credo che sia piuttosto. Anche perché, tra l'altro, se questa narrazione, a cui io personalmente credo, fosse, come dire, dimostrata, come reale, realistica, è ovvio che questo scatenerebbe, volendo essere ottimisti, un pandemonio, perché, significherebbe praticamente che una nazione, aperte virgolette, alleata, ha fatto un qualcosa di molto, molto grave nei riguardi di un suo alleato, sempre tra virgolette, Un eh? atto di guerra. Con conseguenze pesantissime. Io, in conclusione di questa nostra chiacchierata, niente, vorrei chiederti se hai qualche cosa che vuoi aggiungere, che non abbiamo detto, qualche tua riflessione o anche qualche tua idea, diciamo, su tutto quello che
Una cosa, credo sia sempre più urgente sottolinearlo e suggerirei a chiunque di spegnere la televisione e di cessare di comprare i grandi giornali perché sono solo organi di propaganda, nei quali non viene niente di buono e servono solo a intorbidire le acque. Fortunatamente vendono sempre meno copie e sono sempre meno seguiti. E mi auguro che questo trend si consolidi man mano che il tempo va avanti. E io invece esprimo l'auspicio che si torni veramente al giornalismo di inchiesta, di investigazione, di cui Samuel Hersh è un grandissimo maestro insieme a lui. Ecco, una cosa che io ricordo di cui ricordo di aver parlato con il professor Alberto Contri, più volte mio ospite, gli feci questa domanda, ricordo, forse era addirittura la prima intervista che avevo fatto con lui. Per quale ragione sono aperte virgolette le vecchie generazioni, che poi chiama le vecchie generazioni. Io quando penso a personaggi come il professor Contri, come Fulvio Grimaldi o altri, cioè ad arrivarci alla loro età con la loro testa e il loro bagaglio di esperienze, però ecco, la mia curiosità sarebbe perché solo le persone della vostra generazione, o in gran parte dei casi quasi solo le persone della vostra generazione, fortunatamente come dimostra il tuo caso, non è sempre così, come dire, sembrano ancora collegate a un desiderio di accertamento della verità, mentre per molti altri il lavoro del giornalismo è diventato sostanzialmente un lavoro di copia e incolla. Perché c'è un decadimento, cioè il decadimento della funzione di giornalista, diciamo che è un microcosmo rispetto a un processo di decadenza molto più grande che investe l'Europa e direi l'Occidente nel suo complesso. E non c'è un settore in cui non si registri un arretramento, un allentamento dei vincoli sociali, del senso di comunità, cose che fattori, valori in cui tutti si riconoscevano tempo, molti anni fa, vengono ridicolizzati e messi alla berlina in alcuni casi, c'è una costante aggressione a tutti i punti fermi che definiscono la nostra identità. Quindi mi pare che il degrado, l'uniformazione, la trasformazione, cioè proprio l'uniformazione dei giornalisti alla linea d'azione che viene dettata dall'alto da poteri costituiti, basti guardare i TG della RAI che sono una cosa di un conformismo e di una da stucchevole, mai vista una cosa del genere. E credo che quindi ci sia necessario un ripensamento generale di veramente dove stia andando di dove stiano andando le nostre società, dell'abisso verso cui si stanno avvicinando. Ma peraltro vuole essere anche un'esortazione, oltretutto, perché secondo me, questa è la mia opinione personale, naturalmente, il rischio maggiore è che la gente, e io questo lo percepisco, sto parlando non di quello che leggo sui giornali, di quello che riscontro parlando con le persone comuni, cioè la gente ormai sta arrivando al punto che non crede più a nulla. E questo secondo me è, oddio, uno potrebbe dire, meno male, vuol dire che si stanno. E vabbè, attenzione, però vuol dire anche che nel momento in cui si crea una spirale di questo tipo, non si sa bene dove si va a finire, perché il giorno in cui veramente ti dicono una cosa importante, magari un po' non vorrei citare al lupo, ma siamo lì, no? Non credi veramente neanche alle cose che meritano di essere credute. E a mio avviso, molto, moltissimo risiede proprio in tutto quello che riguarda questi ultimi 3 anni che ci stiamo lasciando alle spalle. Quindi io direi attenzione, perché veramente si rischia di produrre conseguenze, secondo me, non più gestibili. Quindi sarebbe il caso che magari mandare in pensione qualcuno, non le persone che ho citato prima, anzi quelle spero che rimangano fino a 150 anni, qualcun altro che magari sa. Come dire, credo che abbia già esaurito il suo percorso, almeno dal mio punto di vista, e poi ecco, no, cercare un po' di tornare al giornalismo di inchiesta investigativa. Poi ci possono essere tutte le opinioni, va benissimo che ci sia, l'importante è che ci sia, e basta con queste storie, cospirazionismo, filo questo, filo quello. Non se ne può più. Ecco, questa è la mia conclusione finale. Grazie, Giacomo. Grazie a te, ti ringrazio Grazie a molto. tutti, naturalmente vi lascerò in descrizione anche le varie pubblicazioni di Giacomo. L'invito è quello di, a chi interessa naturalmente l'argomento, di approfondire e comprendere che esistono tanti altri canali. Ti aspetto per una prossima chiacchierata con grande piacere. Grazie a tutti.